Qui Andrea Cuomo per Radio Vostok, in collegamento con Patrizia Cecconi, presidente dell'associazione Oltremare in Lidia da Gaza. Ciao Patrizia. Patrizia, Ciao Andrea, dimmi. puoi raccontarci anche oggi il non banale quotidiano vissuto lì a Gaza? Allora, il mio quotidiano oggi è stato spostarmi verso sud. Sono andata a Cayunis dove era mia intenzione andare a trovare degli amici, e amici fatti durante l'aggressione margine protettivo. In quel periodo avevo da loro riferimenti continui e in diretta, tanta disperazione e tantissima speranza, incredibile, da veramente una cosa che a me sembra incredibile, ma in realtà è la verità. E quindi, finita l'aggressione, però, questi stessi amici, alcuni di loro perlomeno, sono andati in una profonda depressione, perché durante l'azione, pure se ogni tanto veniva ammazzato un loro familiare o un loro amico, e quindi saliva la rabbia, saliva il dolore, però c'era l'idea di dover resistere in qualche modo e salvare gli altri. Alla fine di margine protettivo, questo senso di abbandono da parte del mondo, invece, per molti di loro è stato foriero di depressioni. Questo vale anche per i bambini, non soltanto per le persone adulte o per i ventenni, i 25enni. E quindi, insomma, ci tenevo ad andare a trovare questi amici. E mi sono ritrovata in una situazione di una famiglia. Sapevo che mi aspettava questa famiglia, ma non sapevo che fosse così numerosa. Dunque, intanto i figli sono 13, alcuni di questi con moglie o con marito, anche se tutti molto giovani. Il più anziano di loro credo che abbia una trentina d'anni. E con molti bambini e con molti cugini, per cui insomma io avevo portato dei regalini per alcuni bambini e mi sono vergognata un po' perché questi bambini erano una decina, no, erano 13 bambini, sì, 13 bambini più i 13 figli, più la madre, più il padre e così via, insomma va bene. Come sono stata accolta? Come si viene accolti in queste famiglie? Intanto con una makluba preparata per me per il pranzo. Che cos'è la makluba? Il termine in sé significa la rovesciata, vale a dire un contenitore, una pentola, un contenitore tondo generalmente, che viene rovesciato su un tavolo o su un grande vassoio e lì poi si fanno le parti. Ma la makluba è un piatto molto importante, è un piatto anche molto ricco e è il piatto proprio dell'accoglienza. Però c'è una cosa che per me è molto importante. Io ritengo che la makluba rappresenti in qualche modo la forma gastronomica del terzo pilastro dell'Islam, che è quello legato al concetto di zakat, o zakat, zakat credo si pronunci, cioè la elemosina. Attenzione al termine che ci può portare fuori strada. L'elemosina, cioè la partecipazione, la condivisione con chi ha meno. Del proprio benessere. E perché dico questo? Perché la makluba nasce proprio come un cucinare in più, soprattutto durante le feste, e lasciare una parte del cucinato per coloro che non possono partecipare alla festa o che non possono farla a loro volta perché non sono nelle condizioni economiche di poterlo fare. Questa è una delle cose belle dell'Islam. Guarda, io sono atea, quindi non è che abbia particolari, come dire, simpatie per nessuna religione, soprattutto monoteistica, però mi piace osservarle dal punto di vista del pensiero umano che si è in qualche modo, come dire, poi sistematizzato in forma spirituale. Ecco, e da questo punto di vista ti dico che nell'Islam ci sono alcune cose molto interessanti, come ci sono nel cristianesimo, come ci sono anche nell'ebraismo, poi ce ne sono tante altre, ma quelle le lasciamo da parte. Allora, la makluba era quindi questa serie di cibi che venivano messi in una grande pentola e che venivano poi girati su un grande vassoio o su una tavola e offerti ai poveri, cioè a coloro che non avrebbero potuto altrimenti mangiare queste cose. Quindi ecco che c'è questo ovviamente nell'antichità, poi sai, i cibi, no, sono trasmettitori di cultura in qualche modo, ecco, e poi magari qualcosa si va perdendo e rimane soltanto un rituale che è quello appunto di offrire all'ospite al quale si vuole mostrare affetto.
un piatto particolare, e così mi sono trovata a mangiarmi una quantità impressionante perché mi riempivano continuamente il piatto di baklava, buonissima. E quello che voglio raccontarti invece è che mi sono trovata per la prima volta in una famiglia molto molto tradizionale, tradizionalista più che tradizionale, dal punto di vista dell'osservanza di una serie di parametri di tipo poi religioso. Siamo a Gaza e a Gaza è piuttosto diffusa questo atteggiamento, no? Del resto Hamas è un partito in qualche modo religioso. E praticamente la situazione è andata così. Io sono arrivata con un mio amico che mi ha accompagnato, perché ho molte persone molto gentili che mi fanno un po' da guardia del corpo, no? Se devo andare lontano, mi dicono ti accompagno io, eccetera. Questo perché loro sono locali e quindi sanno che in questo modo non corro né i rischi di perdermi né altri rischi. Ma il mio amico con la O finale era maschio. E di conseguenza siamo stati accolti nel Diwan, insomma in una sala, quell'equivalente al nostro salotto, diciamo, molto bella, molto ben sistemata, e siamo stati accolti lì dai maschi della famiglia. E io, sì, sono donna, però ero l'ospite. Dopodiché mi dicono, adesso vieni con noi che andiamo dalle donne. E io dico, e Said? Io no, Said no, Said resta qua. E quindi ho passato un'oretta nell'altra stanza, soltanto con le donne e con i bambini, e dove appunto il mio amico non poteva venire perché è maschio. Quindi i maschi da una parte e le femmine dall'altra. Ecco, questa è una situazione che per esempio in Cisgiordania è molto, molto più difficile trovare, perché c'è una maggiore apertura da questo punto di vista. Dopo, per quel che riguarda il cibo, io e tutti i maschi della casa abbiamo mangiato perché dovevamo fare compagnia al mio amico, abbiamo mangiato in una sala. I bimbi e tutte le femmine della casa hanno mangiato nell'altra sala. Dopo sono stata ricondotta nella sala delle femmine e dei bimbi e lì abbiamo giocato, scherzato, parlato quelle quattro parole di arabo e quelle 10 di inglese, insomma, così insieme. E la cosa molto carina è che tutti questi 13 figli, anzi non tutti, 10 di questi 13 figli sono laureati o laureandi e nonostante questo sono persone colte e nonostante questo però hanno questo forte senso di una tradizione religiosa che per noi si chiama conservatorismo, diciamocelo insomma con franchezza. Ecco, passata questa giornata così sul parlare un pochino anche di Jan Yunis, cosa è successo durante l'operazione infame di margine protettivo, per non parlare di piombo fuso di qualche anno prima, eccetera, e mi hanno fatto vedere come appunto la casa accanto alla loro era stata quella che le bombe intelligenti avevano raso al suolo, uccidendo con un solo colpo 22 famiglie, 22 persone. E cose di questo tipo che insomma non ci piacciono ma che esistono e quindi però si va avanti. Faceva un freddo cane, tra l'altro le strade erano tutte molto fangose, quindi sono ritornata con i piedi semi congelati, ma ho trovato la bella sorpresa di vedere che invece a Gaza, alla Gaza città, il tempo era cambiato, almeno mi sembra che stia cambiando. C'erano, se vai sul post che ho messo poco fa, vedrai che ci sono delle nuvole rosa, un tramonto che finalmente non è più nero di nuvole nere che portatrici soltanto di temporale, ma queste nuvole rosa pare che sia uscito anche così, mi hanno detto, un raggio di sole prima. Ma la cosa molto bella è che non appena è uscito questo raggio di sole, o comunque il cielo si è un pochino schiarito, immediatamente il porto ha ripreso vita. Mi è sembrato un po' il porto che io ho visto qualche giorno fa quando sono arrivata e c'era il sole. E era pieno di ragazzini, era pieno peraltro di pescatori che ritornavano con le reti e quindi vendevano il pesce là sulla spiaggia o appena fuori dalla spiaggia sul porto, oppure lo caricavano sui carretti che sono generalmente guidati ancora da cavalli o da muli o da asinelli. Una situazione che direi quasi bucolica. E quindi niente, praticamente la cosa che mi è piaciuta molto è vedere come immediatamente basta un nulla che questo popolo appunto sia per gli accidenti di tipo naturale, sia per quelli prodotti dall'occupante
e dai supporter dell'occupante, questo popolo, non appena spunta un sole metaforico reale, immediatamente riprende vita. E quindi è quello che ci fa sperare che la Palestina vincerà, nonostante tutto. Questo potrei dire un pochino che è la sintesi della mia giornata, perché poi sono tornata qui e mi hanno chiamato un certo numero dei miei studenti, quattro esattamente, più due mi hanno mandato dei messaggi facendomi tutti quanti, come dire, sorridere perché volevano parlarmi in italiano e ho detto calma, abbiamo fatto solo tre lezioni. Però questa cosa anche mi sembrava molto bella, nel senso che c'è questo grande entusiasmo di sbrigarsi a imparare la nostra lingua. E questo potrei dire che è la fine della mia giornata. Patrizia, è una cosa fantastica. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che questa trasmissione vuole mettere in contatto le due culture, ricorda anche molto le nostre tradizioni, anche per noi il cibo conta molto, ne abbiamo tante, tantissime di tradizioni associate ai cibi e soprattutto vorrei che chi ci ascolta ricordi bene che i nomi identificano delle cose, non devono essere utilizzare per creare giudizi, soprattutto poi se sgradevoli, sai, Se pregiudizi. se Senti, pregiudizi, infatti. a proposito di pregiudizi, una sola piccola cosa. Siccome uno degli abitanti, uno dei 13 figli di questa famiglia che ho conosciuto oggi, il più grande, che peraltro è arrivato quando ormai la giornata era quasi finita, parlando, mi ha chiesto dov'è che mi trovassi, eccetera, eccetera. E quindi sono nel centro intestato a Vittorio Arrigoni e lui mi ha detto, facendo un cenno che era di massimo rispetto, io ho conosciuto Vittorio Arrigoni in quanto ci siamo incontrati più volte perché io faccio il disegnatore e quindi con Vittorio avevamo pensato di iniziare una cosa insieme, ma poi le cose sono andate diversamente. Questo soltanto per dire che il nostro Vittorio è ricordato da tutti. Sia da chi l'ha conosciuto, ovviamente a maggior ragione, e sia da chi non l'ha conosciuto direttamente, ma comunque lo conosce, direi lo conosce più oggi che non prima, perché poi la memoria si è diffusa. E con questo rendo omaggio a Vittorio. Grazie Patrizia. A Grazie a te, Andrea, e ci sentiamo domani. domani. Ciao. Ciao, ancora, ciao, ciao.